del live. Dov'è il disco che ho mutato? Eccolo qua. Poi guardiamoci qua. Eccoci qua. Buonasera, dottore, dottoressa. Buonasera, arrivo, eh? No, devi arrivare per forza. Che poi? Vai, fa culo. E ciao, vabbè, salute per la sola. Comunque, stai a fare. Come si cambiano i giocatori? No, io devo fare tipo sostituzione. No. Azioni, no. Aspettiamo a Davide quando si muove il culo. Mi dà una mano a modificare questa squadretta. Allora, spagnolo avrei pensato. Ah, queste sono tutte in blesso. Perché fare in blesso? Voglio giocatori miei. Cazzo, so chi sia. Andiamo allo Spezia. Allora, in inglese avremmo parti in attacco volendo, vabbè. Hazard, che vado, buono. Di Maria, se devo parlare in italiana. Aspetta. Allora, azione. Allora, campionato italiano, giusto? Cerca, tutte quelle ne ho io, ok. E poi non c'ho più un cazzo. E dove sono il difensore? Scusa. Ah, non c'ho difensore. Allora? Come si fa qua la squadra? Dammi una mano. Perché sei l'esperto di FIFA. Io l'esperto? Ma sì, io perdevo sempre. No, esperto nel senso come farsi le squadre. Ma non ce l'ho il giocatore. No, aspetta un attimo, ce l'ho il giocatore. Perché non mi fa vedere? Ecco, club. Allora, fai una squadra. Vedi un attimino, tu tanto se lo sai fare meglio di me. Perché non dice che non ho giocatore? Sì, perché io ho visto che ho gli italiani, cioè ho Bonucci, Chiellini, invece qua mi risulta che ho giocato. Beh, perché sicuramente giocano in un altro ruolo. No, ho fatto qui... essere difensori. Ma Bonucci e Chiellini magari non sono difensori. Magari ce li hai assegnati in un altro modo. Guarda un po'. Allora, aspetta, facciamo un esempio. Togliamo sto scemo di guerra qua, giusto? Italiano. Tu dici, dovrebbe trovare... Italiano, dovrebbe trovare tutti questi. Perché? Ah, perché forse, forse sono in prestito quelli. Se in prestito c'è il numero. Appunto. Ma la picchina può far fare? Cioè, ho visto, c'ho Bonucci, c'ho chiesto, c'ho d'altro, e poi... Allora, club, ecco, guarda, club. È il tuo club, club, questo è il mio club. Questo è solo quello che... E non c'è Bonucci, dove cazzo l'hai visto? Aspetta, che ha un altro nazionale da, forse. Che fa ufficio di nare africano, a Bonucci. Guarda, Chiellini. Non gioca più in Italia, vero, Chiellini. Ma Chiellini? E gli altri dove cazzo sono finiti? Allora, mi eccolo, Chiellini. Difensore centrale, ma non è una squadra italiana. No, in America gioca. Minchia, l'hanno buttato fuori. E allora, fammi pensare, aspetta un attimo. Allora, se in Inghilterra non ce l'ho, possiamo farla, vediamo in inglese. Vai, vai. Inglese, campionato inglese, quale sarebbe primo? Questo? No, questo. Gioca con squadre, diciamo, non costose. Buttati su un pian piano. Pian. Questo sto costruendo, quello che ho io. Perfetto. Lo sto mettendo. Sì. Mina, questo sei la mia. Che nome, Mina? Che cognome, Mina? È Mina? Sei la Mina, poverino. Poi avevo visto giocatori di forti. Butta il pecorino. Sono finiti. Ho visto. Eccolo qua sopra. Dov'è? Butta il pecorino. Ecco, Stones. Cambia. Cambia. Oh, che cazzo c'è? Ok. E qua siamo in posto. Questo TD. Questo TS. Vediamo se abbiamo un TS migliore di quello. TS. Devo lavare di nuovo io. TS 79. Quello che quanto era? Boh, non lo so. Vai, abbia bocca. 79 con 78, meglio questo. Ok, questo è buono. Tu non c'entri un cazzo, sei da Fiorentina, che cazzo ci fai qua? Centrocampista. Oh mia, ma c'ho Varane, ora metto Varane in difesa pure. Centrocampista, mi sa che centrocampista non ce l'ho.
Vengo centrocampisti inglesi. C'ho solo Sabi Longo, Longa. O Wilson, allora, qual è migliore? Meglio Wilson, mi sa. Tu togliti dai coglioni perché non sei inglese, ho cambiato inglese. Attaccate Muniz. Ma sì, proviamo Muniz. Questo che squadra è questo? Spezia, che squadra è quella? Ma è spagnolo forse. Casa proprio non mi fa vedere che squadra fa, che squadra è. Dettagli, ecco. Squadra, vedo la squadra. Paese Gabon, Roche Sadut Pro. Non lo so che squadra è, Roche Pro. AS, questi in prestito no, è inutile che li Alla sinistra. uso. Sì, lo so, ma è inutile che uso quelli in prestito perché tanto. Poi mi affeziona, mi mette a piangere. Quando te ne vanno, non c'è. AS è questo pure, no? ASA, penso. No. No, vediamo. E ti dà poco punto, però, mi sa. Vediamo. Beh sì, è calato di un botto. Bellissimo, sembra. Sì, Stupendo. sono bellissimo, lo so, grazie. Senti, mettiamo È questo qua. ingazzata, lascia stare, E che ingazzata? Colpa tua, sempre la fai ma. ingazzare. No, nano, non ha detto. È ingazzato, eh? Beh, i denti, non male, l'ho pure detto. Varan, mettiamo Varan. In botta non c'entra un cazzo Andanovic dell'Inter, c'entra le minchia. Ah, non è niente, che Poppe! Poppe? Mettiamo Poppe. Allora, sostituzioni sono queste, giusto se. Allora, sostituzioni. Allora, se abbiamo qualcuno di sostituzioni inglese, no, questo non è inglese. Ma quanto c'hai di monete, Non lo so, scusami. sto usando quelle che ho io, ti sto dicendo. Compra un portiere, non puoi prenderti un portiere. Perché ce l'ho il portiere? E magari fa schifo quello, Tu fai no? schifo. Questo è centrocampista Wolf. Quindi qua buono, no? 83, buono. È calato un po', però buono. Abraham, tu non c'entri un cazzo. No. È italiano, squadra italiana. E mettiamo Scamacca. Milik, se la Juventus, sono gente alla minchia. Mannaggia, Dash. Mannaggia, dove sono l'attaccante? Sì. Antonio. Sì, mettiamo Antonio, va. Ok, queste sono le riserve, però c'ho troppi attaccanti qua in riserva. Devo comprare un centrocampista. Potere, c'è l'81, anzi, aspetta, 82 qua, Arsenal, a posto. Allora, dovrei comprarmi allora uno C. COC. Invece qua c'è uno CDC, mi c'entra un cazzo. Devo comprarmi uno COC. COC, allora che c'è mi chiedo, mi serve, grazie caro. Uno COC, grazie. COC ho detto, no, dov'è? COC. COC, eccolo qua, vediamo che mi fa trovare. Ma io quanti soldi c'ho? Non lo so, andiamo a vedere, cerco. Allora, mo. Coutinho, quanto vale sto Coutinho? 2000, compriamo, va. Aggiungi alla rosa. Allora, questo qua, sì, vabbè. Ma era qua, c'ho. Scamacca, togliti dai coglioni perché sei qua scarso, non so perché però. E mettiamoci Ma a che. questo punto perché non la fai? La stai facendo inglese? Lo so. Lo so, eh? Che cazzo ridi? Amica con te, col bambino, scemo, ce l'ho qua. Ma che ne so io? Hai Ce l'ho qua. Ciao, Ryan. visto? Allora, ci Vedi serve il un Nambo che S. sta giocando a FIFA. Una S. Tu sei Hai Nabbo, visto? faccia da culo. Giocando a FIFA, quando tu riuscirai ci sarà FIFA 2000 e passa. 2050. È vero? Quando giocherai tu a FIFA, Prendiamoci questo. Perché non me lo fa prendere? Asvald.
Ma sono appannati gli occhiali? Eh? Sono appannati i tuoi occhiali? No. E allora è la cam che pare che sia. Fa schifo. Sembrano che sono appannato. Sì, non ci vedo più, aiuto. Allora, ma dove... Qui siamo messi bene. Dai, dammi. Possiamo provare con questo. Proviamo con questa squadretta. Dovresti fare faville perché c'hai i difensori della Madonna, Il difensore buono. Vedere Andrea, guarda Andrea. Aia, la gamba. Guarda, guarda. Pregustiamoci la partita. Aspetta che sto spacchettando qua. Guardate un pacchetto. Sì, siamo qua. Siamo qua che stiamo guardando la partita. Poi tu mi dici quanti soldi hai? Là c'ho 3.000, cazzo su 3.000. Guarda la partita. Compro le caramelle. Con 3.000 prendi qualche giocatore del cazzo. Del cazzo forte. No, ma stasera il ristorante prevede tazza di tè con le fette biscottate. E a letto senza cena. Chi è che ristorante povero? Buono. Ma buono come ristorante. Bellissimo. Grazie mamma. Vediamo se ho l'occhiale a pannare. Hai mangiato meglio tu che io, cazzo. Ma è giusto. Io gliel'ho detto a lei, un commento della sua, dei suoi video. Faccio, non è che se lo mangia Davide, quello che li cucina a bambini. Mi sa che tra un po' si vada a finire così. Non ti arrabbiare, adesso parte. Facciamo fuori casa, Perde qualche punto, poi si ingassa. Vai a far culo, bastarda. Non dire parolacce. Mi sono appannato gli occhiali adesso per ascoltare a te, Hai visto da che ho ragione io? Capito? No, ora si sono appannati. Sa che cosa stai devo vedendo? Cambiarli gli occhiali. Il secondo monitor. Sto vedendo la chat. Sì. E così dico. Devo cambiare sto chiaro, ormai sono vecchio con me. Se sbaglio lo coppa d'occhiali, non ci Hai visto la pancia perché? Vabbè, la pancia si può vedere, guarda. Perché dice? Non gioco da tanto al FIFA. Beh, allora guarda. Vedi la palla, guarda. Da quando non vedevo FIFA io. Vai, cari Forest! Come della merda! Oh, ma no, perché non c'ho l'audio. Non c'ho l'audio. Vediamo. Ho fatto il gol della merda. Minchia, subito gol ha fatto, guarda. Ha fatto gol, ha fatto. L'arbitro dà la norma del vantaggio. Eh sì, gol. Cerca la rete. Portiere che sta andando senza particolari problemi. Gol! Vaffanculo, quanto sta di male. Minchia, mo il gioco sicuramente fa un mazzo. Ti fa sudare, vedi? Il gioco. Vabbè, non è il gioco, è lui. Ho preso il gioco, è lui. Ma che cazzo? È italiano. È italiano questo. Italiano? Sì, Astona, Cervi. Che ne so, io non le conosco. Bannina. Se ne va, Bannina. Se ne va Cutigna, non va questo. Cam! Che peccato. L'ho comprato prima, il 2000. No, un cazzo proprio. Ma vaffan. Che cazzo di tiro di merda. Un giocatore del genere a quella distanza dovrebbe vincere. Che cazzo sta facendo? Donnarumma in difesa? Ma non è il portiere, no? Ho visto qua, guarda il nome, il numero 5, Donnarumma. Il cross nel mezzo. Col portiere in difesa. Non so che poi sei un altro Donnarumma. È uscito! Vabbè, sei cugino. Ho vinto! Come è uscito? Hai vinto! Capolino, tanto poco però. Che vuoi? Ho vinto però. Conta questo, dice sempre. Sonno! Abbiamo vinto! Nervoso di sonno! Pure sonno già! Certo, dopo che l'ho fatto mangiare. È normale, è un cucino. Mangia e poi vado via. Vediamoci sta partita, degustiamocela. Che gusto della partita. Buona, eh. Verona, visto che era inglese. Inglese, vabbè, a posto. Italiano. Non è che hai fatto abbiamo un trattarne, Italiano era, dai. Vedi di Verona. Vedi, che culo. Come si cambia il nome del club? Tu lo sai.
Ma il problema, non mi ricordo se te la fa cambiare. Devi andare a vedere le impostazioni. Non mi ricordo. Vabbè, un paio di fanculo. Perché vecchio nome, proprio, ma vecchio, vecchio, vecchio. Uno Vabbè, della vecchia, proprio del Ghost World 2019. Ghost World Company. Company. La mia seconda community. Vabbè, tienila. Ma che io volevo mettere Sei guardi vecchio. da Twitch. Ah, Guardi. e vedi se lo puoi cambiare sulle impostazioni. Dopo vediamo, adesso facciamo un altro, visto che è il culo. Va bene. Sto morendo da caldo. Mi sa che devo aprire un attimo la finestrella. Donna Vai, vai. Aspetta, dopo un po' di secca, vado a prendere una magliettina da quella una maglietta, guardiamo quella, questa, andava? Ti sento, Che è successo? Che si è cambiato già l'orario della tua voce? no, sto guardando di Facebook, tanto che aspettavo. Non si ferma il nostro viaggio nel mondo del calcio, un nuovo appuntamento live, una bellissima cornice di pubblico. C'è molta attesa per questo match che promette emozioni. Minchia! Vabbè, è pesta, Davide. Mbappé! Perché ti sei cambiato maglia? Perché arrivo di caldo. Mi aspetto una partita. La Madonna, ho un freddo. Eh no, è FIFA che mi fa venire le calorie. Sempre sinonimo di divertimento e spettacolo. Io non sono il solito che prende l'agent joystick. No, io mi intendo prendo come un fuoco. Ah, Madonna. Palla recuperata, attenzione. Suggerimento interessante. Minchia. Albiol, Fagioli, Krim. È normale, gente che gioca da tanto. Cazzo vuoi fare? Ti ho detto ormai FIFA. La farò crepare questo. Se non lo giochi. Holland. Parata. Zucca. Tutte minchiate. Ma avere tutti i giocatori forti che hai, io ti devo spaccare tutto. Abbaggio! Abbaggio! Qua, questo qua è Abbaggio! Il Abbaggio è... Sì, Roberto è la carta. È la carta quella lì. Questo è leggendario. Mai avuti. Manco io. No, io ce n'ho uno. Ce n'ho uno in prestito, Maddini, ma non lo uso. Va sempre in prestito. Quello è il problema, che è sempre in prestito, capito? Mai uno... Cioè, non ho mai avuto uno. Ma per favore, Mbappé, hai capito? Mbappé, Mbappé, Haaland, affanculo Haaland. Una bella squadra c'ha, però bisogna vedere, la sa giocare? Perché può essere un bimbo minchia che shoppa dei soldini del papà e magari non sa giocare, come sempre, no? Tu magari con una squadra di merda lo batti. Non vedi come sto giocando, cioè io. Ah sì, ma perché... Guarda, mi ha fatto da fare il fallo. No, ho svegliato, qualcuno! No, se ne va, se ne va, no, se ne va! Attenzione a Messi. Era un bimbo di minchia questo soldini del papà. Proprio la squadra. Suca! Suca! No! Vabbè, Messi e Messi però, vaffanculo! Qua mica c'è il corpo qua. Hai visto? Vabbè, dai, me ne fotte. Ah, ma ce l'ha in prestito! È in prestito?
Ah, è vero, 17 partite per Messi. Pallone profondo pericoloso. No. Sì. C'è il portiere, il pallone resta lì. Non c'è nulla qui. Morello. Una parata che no. È come un gol, quella sfoderata. Te Morello. Zitto. Clamorosa. Zitto. Un intervento come non se ne vedono spesso. È mamma cattiva, vero? Si va avanti per la barba del bambino. Metto muto, se no ti... No, tranquillo, tutta... tranquillo, no. Tranquillo. Supera di netto il giocatore. Ed è gol! No! Per trovare il gol del pareggio. Ma cazzo? Mia madre mi ha fatto occasioni. Che culo. Cioè, è venuta due volte. È venuta già due volte. Recupera bene questo pallone. Ficca. Il fischio dell'arbitro si ripartirà con il calcio di due volte. Io FIFA non lo devo portare. Urli troppo. Troppo, troppo, troppo. Coutinho. Va sentito dalla scala. Ci sarà punizione. Madonna. Non la so fare la punizione, proviamo. Vediamo. Ma perché piange? Ma per quanto? La minaccia. Questo perché? Cornutazzo. Occhio ad Ola. Fischio. Fischio. Salute, salute, salute. Che se ne va. Coutinho. Mamma mia! Che hai fatto? Gol! Che azione! Che vedi? Triangolazione che ho fatto. Mamma mia! Vedi, allora è un babbo di minchia che sta giocando. Io solamente studiato. Qua è falloso, è falloso, è un bambinetto. Sì, ma che muoio incazzato, allora ti devi buttare giù il giocatore. E fammeli buttare giù. Marcus Rashford. Guarda come lo sto sbidando. Guarda. Ah, fuori ciò. Oddio, non so se mette a piangere. Ma non capisce quello che dice lui. Ormai sta diventando terribile. Sì, un dittatore. È diventato un dittatore, no? Questa palla fa ripartire l'azione. Ma ti metto fuori i piedini, fuori. Hai capito? Piano piano. Gli artigli sta tirando fuori. Lo, dice, lo consideravo un santarello. Ma altro che santo. Questo non è un santo. Rompi palle. È un santo fuori diventa vestito da diavolo. Anzi, un diavolo è vestito da angelo. Perché lui è un diavoletto. Il diavoletto della Tasmania. Che è successo, Alan? Sei attaccato a cazzo, Alan? Dai, sei brutto quando ti ha detto. Sta entrando in porta, cazzo. Che è successo? Se è base che si stichetta lì. Ci fosse il vantaggio. L'arbitro estrae il giallo per questo intervento. Sanzione corretta. Grazie. Cattivo, però la munizione ci sta tutta. L'arbitro non ferma il gioco, c'è il vantaggio. Se ne va, se ne va. Se ne va Kluleski, Kluleski. No! Per il tempo intercetta un pallone che era pericoloso. No! Ecco Mbappé. Oh caga, Mbappé. Mbappé di merda. Ma Mbappé che ci faccio? Ah, perché tu sei avanti. Sì. Io ci sono un po' poco. L'arbitro ha aspettato, ovviamente, correttamente, grazie alle Vinicius. Adesso, ecco il cartellino. È una partita dei cartellini, non so. Sì, ma so... Lo sto dominando, va. Kulusevski. Guarda, guarda, me ne vado, me ne vado. No! Mamma mia! Me ne vado, 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 vado. Riesci, minchia. Il tocco dentro. Rovescia, minchia, se facevo collo di rovesciata, metteva lì. Da sottolineare, questo è un errore da matita rossa, da lì doveva metterla dentro. Vabbè, telecronista, stai zitto, va, doveva metterla dentro, per forza, no? Una parte dall'altra, perché le due squadre hanno... Attenzione, che occasione, Pier! Hai fatto? Ho fatto un gol. Un altro. Minchia. Non è uno per me. Una volta forte cazzo allora. Di fatto sì, non ma so giocare a FIFA ti ricordo. Anzi ora forse so giocare meglio di prima, perché prima andavo sempre in attacco. Poi invece sto diventando un po' più tattico, cioè passo la palla indietro, passo la palla in avanti. Faccio 1-2. Un minuto. Ma le tecniche, le tattiche tu le cambi? No, non le cambio. Mai cambiato. No, dici che sono minchiate? No, minchiate no, però. Mbappé, c'è spazio davanti.
Vabbè, volevi fare come faccio io, mi dispiace. Decisivo. E 2-1 per me. Squadre che tornano negli spogliatoi. Ma io sono in ritardo, figa, a vedere. Ma sì, non mi dire che hai vinto. No, ancora il primo tempo. Questo sarà, sta giocando, mi piace quando ora la faccio all'italiana, giocata all'italiana. Cioè? All'italiana così gioco. Sono allora. Passa la palla indietro. Allora. Perdono tempo. Ma stai attento che è una tecnica che però mi sta attento. Una tecnica che funziona sempre, guarda me ne sto andando. Signora, il corridoio è libero, grazie. Palla gol per Coutinho. Mazza! Grazie, grazie, Coutinho, nuovo acquisto. Porca troia, 3-1. Questo slogamo. No, questo se la gioca, fidati, questo se la gioca. Questo solo che adesso, però faccio il 4-2. C'è campo per lui. Mica c'è in progresso il 4. Eh sì, vedete che cazzo mi sono mangiato con Muniz di merda. Nulla di fatto. La puttana. Sceglie bene il tempo e ruba palla. Adesso quest'ora si sta mangiando le mani perché lui ha Alad, Mbappé, Messi, ha l'attacco più forte del gioco secondo me, però se non sai fallo, guarda. Mi sta facendo la finta. Coutinho. C'è spazio per il contropiede. Ma dove va? Dove va? Dove va? È tutto solo. Ed è gol! Madonna. E niente. Troppo fatto. Sì. Partita che assume 4-1, no, questo mo vlog, dai, cioè, no. Che cazzo fa? Non sa giocare, no. Non sa giocare, è un bambinello. Vai, 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 vai. Ma che squadra! Guarda che scemo! Scende il portiere! Grazie! Partita richiesta da fare in pausa. No, non vado in pausa. Lui è dentro. È andato in pausa, ora io lo skip. Quinto gol, figa. L'ha distrutto proprio. E non moralmente. E non gioco da una vita a FIFA, tu lo sai. Minchia. L'online è questa la prima volta che lo faccio. Buono. Grazie, grazie. Grazie alle garami punti, grazie. Minchia, sloggato. Se ne è scappato. Mamma mia. Con la squadretta, non è uno squadrone. La squadra di merda c'hai. Questo c'hanno le squadre potenti. Dio potente, aveva Mbappé. Poi che aveva Mbappé, Alad. Ma quello di Baggio era quell'altro? No, sempre questo era. Baggio, Fanciolo. Grazie, grazie, sono stato in classifica. Madonna. L'ultima vittoria è Sago. Grazie, grazie. È così facile FIFA, mi ricordavo che è più difficile online. È abbastanza. Voglio i soldi. 4.900. Sono ricco. Inge. Io con una squadra di cacca più davvero, cioè mi sono comprato, ma quello là a sinistra, ecco, se Coutinho. Due mostri mi sono comprato, 81 e 82. Ma neanche tanto. Mettiamo sempre la solita maglia portafortuna della serata. Non so di quale squadra è questa, però mettiamo. No, perché? Ha vomitato. Ha buttato a terra qualcosa. Si è mutata. Non devi mutare. Già sento le malaie. Vai. Vai, fai sentire tutto, no? Cazzo sei. No, vabbè, ha pisciato appena gli ha levato il pannolino. Ha fatto apposta, questi sono di. Aspettavo il momento. Si gioca sotto un cielo sgombro da nuvole, bellissima giornata. Quando ti dice ti piscio in faccia, comando io qua, come sempre. Se piscio io però faccio un lag. Vabbè, meno male. Oh, NFK! Come NFK? NFK! Napoleon! Approfittane! È ovvio! Vai, vai! Queste occasioni di solito si vai! Ma che butta! No! Ferrara, è maschio, vabbè. Cazzo c'è? È italiano. È femmine. È italiano. Femmine. Io invece con la cosa dell'assa sempre inglese, però vabbè. La Balordo mo sta facendo i cambiamenti. Sì, capito? Perché forse ha sbagliato qualche giocatore. Penso. Sì, le balle, c'è il bug di entrata.
Io entrare con una squadra di merda, poi sistema la squadra, diventa più potente. Sai cosa fanno? Studiano questa minchiata qua di trovare il giocatore più scarso. Ma non perché tu sei ciuccio, ma scarso di squadra. Quindi loro fanno una squadra bassa, e poi mettono quelli tre poi forti, cercano, bravo, e poi mettono quelli più forti. Per me possono mettersi quelli che vogliono. Ho battuto quello che aveva Haaland, ma c'è sto bug, secondo me è una minchiata. Ora però vediamo. Dai, guarda. Palla recuperata, attenzione. Guadagna metri. Tanto è un FK. Non vedi, non sto facendo niente. Pressing che funziona bene, riconquista la palla. Gundogan. Niente. Per me questo ancora. No, schippo io. Questa è l'altra idea che mi fa schippare. Tipo, hai schippato. Cioè, è uscito? È uscito. Ma che cazzo di squadra aveva? Che vabbè, ma non ti ha dato niente a te comunque. Come? Non certo mi ti dà. No, a te no. Sì. A te no. Sì. Ora vediamo. Ora vediamo se mi dà la vittoria. A lui gli leva. A lui leva. Vabbè, i soldi sì. Però non ti dà. La vittoria? Certo che me la dà. Ha schippato. Ora vediamo qua. Ah, non mi ha dato niente, figlio di puttana. Ti ho detto che non ti dà nulla. Bastardo, ti dai i soldi, ti dà, ma non ti dà. Passaggio. Io mi dovevo comprare, guardando bene la squadra, un centro che... E in più ti butta giù perché ti leva i contratti e quelle cose là. Quindi tu comunque lo consumi. Ma pure tu si consuma. Lui sì. Non lo compriamo, un centrocampista forte. Aspetta un attimo. Vediamo se posso comprarmi. Quanti soldi ho? 4.000 da vendere. Centrocampista. No, questi sono i miei. Io ho detto, vabbè, stasciamo questo gioco. Il mercato. Caccio mercato di andare, no? Esatto. Oh. E chi sono questi centrocampisti e Babbi? Ma Babbi forti. Ma guarda ancora hai messo i soldi, guarda ancora hai messo il minimo e il massimo. Non ho messo niente, fammi guardare, no. Fammi guardare. Guarda. Mi fa cagare. Ho messo quello che posso comprare io. Hai visto, hai messo la moneta allora, Sta Bixel, no. Bruno Quares, Mango. Bendacur visto. Che cos'è luminoso? Velocità di dribbling, quello quando è tutta andata. Meglio Kovacevic. Ma quella 4.000 è tutto. Ma tu sei scemo. Ma poi c'è il centrocampista. Ce l'ho qua il centrocampista fuori. Stavo giocando con il centrocampista babbo. Allora, com'era che facevo, hai detto tu? Me? Le impostazioni per cambiare il nome. Perché qua è un complicato. Club, Club, sì, se ti dà il nome cambia club, ma prova a cercarlo su internet. Il nome è quello, sì. qua lo trovo. Il nome. Allora. Vai. Twitch. Ok. Weed. No, vabbè, mettiamo Ita qua, che weed. Io diciamo sono un bellito, non so Twitch. Confessione nome club. Confessione. Io con Twitch così vengo da guardare, no, babbo. Ah, e lì poi ti dicono, ah, quello stronzo che mi ha fatto. Sì, quello stronzo mi ha fatto il culo. Ecco. Voglio comprarmi però pure lo stemma. Dove si fa? Quale stemma? Quale stemma? Oh, aspetta che qua c'ho 10 obiettivi completati. Il premio! Il premio mi ha dato. Pidi i soldi, pidi i soldi. Guardato qua Sbeng, che è Sbeng? Che è questa maglietta di schifo? Maglietta di? Di merda. La maglietta di ciuccio. Quattro cose. Ma però penso, devi fare anche? Siamo nella squadra. Pacchettino lo apriamo dopo. Che sono tra le stelle.
Tra le stelle. Che cosa sono? Stemma Stadio. Ma mi piace. Stemma Stadio, tra le stelle. Due belli pacchetti, speriamo che troviamo qualcosa di bello forte. Un altro pacchetto? Buono! Un altro pacchetto ancora? Minchia! Che culo! Un altro pacchettino ancora. Questo non abbiamo interesse, sto coso. Ah no, fuochi d'artificio sbloccato ora. Buono. Fuochi d'artificio per il mio club. Cosa c'è qua? Andamento sistema, non interessa. Basi, basi, mi ha dato delle basi, altro pacchettino, vero bronzo, vabbè, lo apriremo lo stesso. Un altro pacchetto, madonna mia, quanti pacchetti. Ancora? No, qua soldi. Buono, quanti soldi? 500 crediti, per 5. Allora, negozio, ecco. 7 pacchetti devo aprire. Bello. Lo specchiettamento. Dammi qualcosa di bello forte. Vabbè, questi qua me ne fotte. Quelli di bronzo non mi interessa, fai come vuoi tu. Vabbè, 100 monetine, beh, che regalo. Allora, un giocatore, due oggetti e un giocatore raro. Vediamo che mi dà. Spagnola S, Atletico Madrid, Reculion. Spagnola. E tedesco, buono. Però se mi dai uno, anzi due inglesi magari, non ti dico di no. Allora, CD Everton Way, CD non mi serve, ho già 82, buono pure. Guarda quanto me ne dà. Meno male che non sono doppione. Vediamo un po'. Svedese, COC buono, spagnolo, spagnolo, tedesco, tedesco, uno solo mi ha dato, ma vaffanculo, quello mi ha dato un bordello quel pacchetto di prima. Due giocatori, due oggetti e due rari. Brasiliano, CD, Cessi, Thiago Silva. E già possiamo fare lo stesso. Sostituzione in difesa, vediamo che abbiamo noi in difesa per meglio di Silva dopo. Club Blues, che cazzo è? Casa Pia. Che casa Pia. Bella. No, quella no, questa la voglio mettere. Dove la metto? La confermiamo. Dopo la mettiamo. Voglio quella come seconda maglia. Ok. Allora. Sfida creazione no. Club penso che dovrebbe essere rosa. No, rosa per la sostituzione. Togliendo tu,
Thiago Silva, grazie. Thiago Silva con Varane. E qua ci siamo. Ok, poi. Stadio, ecco, questo qua penso che dovrebbe essere. Club, campo. E le magliette? Ah, ecco. Via questa. Voglio quella del Palme. Dove è Palme? Pallone, che è sto pallone rosso? No, pallone, questo che bello. E soltanto se c'ho. Quello lì. Qua che è ste biccio. Che stemmi. Mettiamo questo momentaneamente. Ma vedete, posso trovare. Si trovano le cose. Trasferimenti. Penso. No. 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 Consumabile stadio, ecco, stemmi. Posso cercarlo io che scrivo io, no? No, non posso scriverlo io. A posto, l'ho trovato subito. Ma no, 4.000. Ma che sei su pazzi, ma come 4.000 dietro? Ma siamo seri, 4.000 uno stemma di cacca. Proviamo a cercare la costa di meno. 4.000, ma sti bastardi che mettono 4.000, questo quando è ovviamente cosa più piccola. Ah. Allora, Madrid la stessa cosa. Cioè l'Italia costa 4.000. Vabbè. L'ho trovato. Compra subito. 1.000 bonus. 1.000, sono perfetti. Che obiettivo fatto. Ah, qui sta sul mercato. Poi. Allora come procede? No, ho trovato lo stemma dell'Italia a 1.000, volevano 4.000, che cazzo succede? Madonna. Già 4.000 lo stemma dell'Italia, ma. Mi piace, 4.000. Vengo scioccato. Perché 4.000, ma che si diceva quando gioco, quando costa un giocatore? Beh, allora qua posso mettere quello dell'Italia? No, che cazzo posso mettere qua? Un papero. Perché non posso aggiungere quello dell'Italia? Ma devo comprare pure questo per caso? E come si chiama questo? Sì. Tema stemme, temme, tema, no, è meglio questo come sta. Andiamo a comprarci pure le. Come la temi? Vediamo quando mi costa sta ultra tema ora, stadio, temi stadio, eccolo qua. Perché qua è pronto da mangiare. Magna, che vuoi? Allora, fammi vedere un po' più.
Poi White te lo sei preso alla fine. Ma veramente già ce l'avevo asso. Madonna, questo asso proprio. Mi dice te lo sei preso. Già ce l'avevo FIFA. Dopo ho portato pure la carriera su Coppa. Ora sto provando la prima volta. Dopo tanti anni football quello online. Ma già l'ho vinto tutte e tre. No, due l'ho vinto. L'altro è skippato. Non mi ha fatto vincere un cazzo. Pezzo di merda. Ciao, ciao Davide. Ciao David. Ma metti che lo stemma. Lo stemma non me lo fa scrivere. Quanto? Dov'è? Dai, dimmi dove si scrive. Non si scrive, devi trovarlo. Che fa? Devo scriverlo per colore blu. No, è mango, perché mica è blu. Reale. Vediamo reale. Colore. Non è questo colore. Reale, non c'è quello della dell'Italia. Da quando l'ho preso in inglese lo sta giocando tantissimo. Finito le ore. Niente, vediamo l'anno prossimo. L'anno prossimo. È gratis FIFA. Magari. No, è gratis forse. Ma va. Devo fare come ha fatto PES. Ah, è boh. Ci credi che non sto trovando quello dell'Italia? Sì, vabbè, tanto guarda che i guadagni non ne hanno pochi, sui pacchettini, quindi... ma non posso scriverlo gratis. Io cosa sto cercando? No, non lo posso scrivere. Se però lo fai gratis, non ti danno quello che tu prendi, allora. Non posso scriverlo, non posso cercare a Millo io, ma a sto punto sì, ma da Juventus che mi fa bianco e nero? No, almeno del Napoli, visto che in Italia è tutto Napoli, ma è schifo. Metti il tuo. E io non ne ho. Sicilia, non c'è niente. Sì. Davide, vatta a fango, vedi per il culo. Catania, non c'è. Vatta a fango, Davide. Sì. Da per il culo sta merda. Ma quindi, non so bravo il prossimo FIFA forse se sale in Serie B quest'anno non ci sarà Catania e porterò la carriera su Catania, ma me ne fotte proprio, me la porto fino alla fine. Lo cazzo è l'Italia, porca puttana, oh. Metti il Brasile, Brasile non c'entra un cazzo. Camerun, dove è nato Mamadou e Z, che cazzo c'è? Sono nati là. Ma che c'è? Oh, stai zitto, vai a vabbè, a confine sono nati. Cioè. Ho visto! Dov'è? Qua? Mi sono cassariato. No, dai, l'avevo trovato. Dai. C'era! È la seconda, oh! Ma sei cercato proprio! No, ho cliccato due volte avanti e dietro, non si capisce un cazzo. Posso, vediamo come si vedono. 1300, ma tu sei pazzo! Devi fare lo stato professionale. Mo? Ma è stato professionale, devo fare. Che è stata cagata così? Che è quella V? È una cagata la V. Ora guarda così. Ah, visto. Visto. Che cazzo è quella V gigante ora là? Hai ragione, ovviamente. Questa V di merda. Mettiamo il giocatore. Qua non lo compro il coso, perché sa quanto costa pure per qua. Madonna. Che è sto coso? Ah, lo sfatto normale senza nessun tifo, no, che c'entra, che brutto. No, metti un tipo particolare. Dicono, te la sei fatta la squadra. Ma chi? Ma a me? Tu, te la sei fatta. Ma allora sta sfottendo, asso. Sta sfottendo, no? Amico tuo. Ma che squadra ho fatto? Me l'hanno regalato in inglese, figa, l'ho cancellato. No, non ci gioco da quando uscì. Porca puttana, mi hanno fatto stare con la... Ormai che cazzo devi giocare più FIFA? Sono tutti avanti, non c'ho più voglia. Solo io posso battere quelli che hanno la squadra. L'Irlanda è buona come che fosse l'Italia. Non sia un poco più scuro. È uguale, no? Sì, infatti, si è sbiadito col sole. Metti l'Irlanda. Madonna. Fai finta di niente. Faccio finta di niente. Campo, vediamo come è il campo. Quadretti. Fuochi. Ah, ho comprato i fuochi d'artificio. Viola. Perché viola? Ora conviene solo la carriera. Ora conviene solo.
carriera sa fare. È un babbo. Ma io FIFA lo usavo per sfogo nervoso. Lui lo sa. Io non so niente. A gennaio sono usciti i Totti. I Totti? Allora, ritorniamo qua. Oh. Vediamo se Colasso, Potasmicasso lo dobbiamo bannare da... Cioè, hanno tutti squadre forti, ma non le sanno giocare, perché alla fine... Ho battuto uno con 5-1 che ha schippato, ma... aveva Arland, Messi. Al primo tempo l'ho fatto fare il primo gol. Io ho la dinamica di FIFA del pad, durabilità neanche 2 mesi, quindi figura. No, a me è dura, non vedo come... Come si smontano i pad, figa. Ma perché tu sei pazzo, devi giocare lì lassato, cammo. Pazzo, tu non hai visto quando perdevo? Cosa facevo? Minchia, entrambi gli lanciavo il padre con loro. Io urlavo. Hanno tutte squadre forti. Vabbè, vedi Asso come si gioca. Con la squadretta di meta che stai vedendo. Se me lo trova l'avversario. E perdo pazienza. Almeno io ce l'ho in italiano. Sfotti. Bastardo. Mettiamo la maglietta del Parma. Sei una merda. Non me ne metto. La maglietta del Parma, la carriera che faccio. Al Parmalat. Parmalat è famoso. Contro chi siamo? Beccato 2 italiani. Uno ha schippato e l'altro mi ha fatto vincere. Ha fatto vincere, sì, perché gli ho detto fammi vincere. Quanto gli hai dato? Ma che ne so. Vediamo che squadra ha questo qua. Pomeriggio che si pronuncia intenso. Grandi protagonisti del inglese. Si attende solo il calcio d'inizio. Un saluto alla Pieve Gepardo. Inglese anche lui. Minchia che squadra. La divisione superiore non possono certamente. Ha 2 giocatori. La pressione inizia a partire. Li porterebbe la posizione. Ce la metteranno tutta per centrare l'obiettivo. Ecco l'11 di partenza messo in campo dal tecnico degli ospiti. De Gea in porta. Thomas Lemar insieme a Chouameni nella zona centrale del campo. Davanti hanno optato per una sola punta che sarà anche il principale riferimento offensivo. Attentissimo, situazione che era complicata. Come cazzo ha passato, come lo spieghi? Non te lo faccio il fallo, scemo. Entrata efficace sul... Guarda che ti faccio il fallo, fatto il rigore. Retino. Suca. 1-2. Ed è 3. No, ho sbagliato il terzo. Madonna. Ho sbagliato il terzo coso. Non è perché gliel'hai tirato troppo. Minchia, questa ha fatto chiamando subito Paolo. Niente, questo devo rinculare. Devo cambiare il giocatore. Ha buttato la palla fuori, puttana. Ora schippa. E certo. Ora schippa, dice che sei troppo forte. Sì. Ma io il numero delle mani dei giocatori lo ce l'ho a cazzo, cioè l'attaccante sinistro c'ho il numero 3. A grande cazzo ce l'hai, però per niente. Vabbè, ma allora tutti i mesi su e giù uguali i giocatori, si cambia qualcosina. Ma sì. Il portiere quello buono, vabbè. Però già stavo per fare il gol, se non passavo quella palla di merda. Entro oggi, io schippo. Scordatevelo che io schippo, pure se perdo 10-0 non schippo io. Il suo acquisto delle intenzioni del tecnico dovrebbe rendere il reparto scoppia. Che ha cambiato? Ha cambiato la formazione. Sicuro. Può passarla. Attenzione perché è solo. Luca. Intercetta palla, vediamo se la sfruttano. Ma arrivo, vado a mangiare. Attacchi, qua, quanto rimane? No, vado a mangiare. Vabbè, non è che mangio qua, come faccio? Sto qua comunque, mango in carrera. Vai. Se ne va. Occasione da sfruttare. Affangulo, pezzo di merda. Ecco il portiere. Non è per perdere tempo, il pareggio regge, ma hanno corso un grande rischio sulla conclusione di prima, eh? Decisivo il portiere per impedire la palla di entrare. Interrompe l'azione e concede il fallo laterale. Ma non è vero niente, vabbè. Rashford.
cacciato l'intero piede, ma che guardato lo specchio. L'idea era quella di metterla sul secondo palo, ma i risultati sono stati pessimi. Ruben Neves. Ecco Coutinho. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Eccolo il gol. Tutto al momento carissimo. I tifosi non stanno più nella pelle, Pier. Non sai giocare. Hai boccato il mio. Hanno aperto il giochettino. Questo gol 1-0. Si riprenderà con la rimessa laterale. Rashford. Rashford, tentativo murato. Darwin Núñez. Italia, bello sentire l'Italia, Italia. Ha spazio per andare. Ci provano di nuovo. A cappa va. E per loro adesso il momento tanto atteso. Squadrone. Un squadrone. Schippa, schippa, dai. Tanto me la dà vinta. Schippa, dai, vai. Vai, Tommy, No, dobbiamo fare. Io non schippo. Vogliamo fare di qua. Ai, ai. Pa, 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 vai ancora, pensa che io schippo, vabbè, potremmo stare tutto il tempo così, me lo fotte proprio, tanto lo so che sei su, mi stai cercando su Twitch. Soliti bambinelli. Ulteriormente manca poco alla promozione. I tifosi non vedono l'ora, Pier, che arrivi la fine e fanno già festa sulle tribune. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Ferma tutta, riconquista palla sulla tre quarti. C'è il cross per Rashford. Il tentativo di testa da cancellare senza problemi in portiere. Intervento ruvido ma corretto. Maragna metri. Lascia partire il tiro. De Gea, ma non è finito. Che cazzo di tiro? Il tiro, ma senza successo. Era una posizione troppo scomoda per una conclusione efficace, Piero. Un passaggio sarebbe forse stata. Mi stai, asso? Sono in pieno foro agonistico. Come sottolineato dai numeri, riescono ad arrivare al tiro con grande facilità. Il risultato sembra già in cassaforte. Hanno concesso davvero poco agli avversari finora. Cori, cori, cori. Bene Coutinho qui. Rashford. Ma che, non sempre perché potenza, tirano male questi giocatori? Come in questo caso. Ha calciato in maniera scoordinata, era normale che ne uscisse un tiro del genere. Tirano di merda. Lemar. Scarica sui Coné. Non riescono a tenerlo. Rashford. Palla gol per Coutinho. De Gea, palla ancora in gioco. È bravo De Gea. Quarti, evitando guai peggiori. Bravo De Gea, bello De Gea come portiere, mi piace. Ecco Coutinho. Prova la botta. De Gea, ma non è finita. Attenzione, mi dispiace. Vicente. Eccolo il gol dopo la respinta del portiere. Meschi. Questo replay del gol. Sulla prima conclusione il portiere era riuscito a metterci una pezza, ma si è dovuto arrendere, perché il secondo tentativo è imparabile. È una
una partita a senso unico, davvero. Dobbiamo distruggere. Riconquista nel possesso, recuperando il pallone. Facciamo più collo possibile. Jonathan Iconi. Accompagnano l'azione. Se ne va di forza. Grande recupero. Ha provato a piazzarla. Non l'ha sentita così, però non abbia riuscito a fare una conclusione che non ha creato problemi al portiere. Sostituzione in arrivo. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Ci sarà un minuto di recupero. A metri a disposizione. E c'è il gol. Partita in cassaforte adesso. 4-0. Vai a casa. Arriva il segnale di chiusura della prima frazione. Ci ritroviamo. È stato bello. Schippa, dai. Non si gioca. Non si cosa più FIFA. Aspettiamo, aspettiamo. Secondo tempo che inizia in questo istante, vedremo se riusciranno a reagire e a salvare almeno la faccia. Lo lascio sul posto qui. Tutto fermo, c'è Coutinho. Che giocata, però. Perdono palla. Arriva l'intervento dell'arbitro. Me ne vado, ciao. Kulusevski. Pubblico vuole il tiro, attenzione, posizione invitante. Tiro respinto. Sono allontanato dalla palla, io non lo so, i giocatori che sono allontanati dalla palla, proprio. FIFA fatto sempre così. Lo facciamo fare il gol a Kulusevski. No, va. De Gea, palla ancora in gioco. C'è il gol, è stato dettato davvero un tiro al bersaglio imbarazzante. Coutinho, di nuovo acquisto, comprato due minuti fa. Unico. 5-0, una lezione. Se ne può andare adesso. Bravo il portiere che sventa il pericolo. Interviene Spazza. Coutinho. Può puntare la porta. Super De Gea, vale come un gol. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa laterale. Rashford. Entrata pulita e pallone recuperato. Ha skippato. Vabbè, tutte le partite finiscono così per me, che palle, non sanno perdere, io gioco fino all'ultimo. Io gioco fino alla fine, così ci perdono sia loro, vabbè, ma Tommaso, penso che era italiano pure questo, poppedì. Vediamo, siamo saliti di gradini, di classifica, nuova divisione. Che cosa da Lori. Divisione 10, tutti i bambini. Ora vediamo divisione adulta. E mi ha dato? Ho dato un pacchetto, ho visto. O no? No, no, obiettivi.
Allora, premio, ok, dammi 6 punti esperienza. Ok, questo me l'avevi già dato prima, però forse per installare, va, 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 va. Ma è sempre in breast, non è che mi... Ah, ecco, me l'ho il pacchetto, ok. Questo posso. Ah, un altro pacchetto, ok. Buona, buona, pacchetto, pacchetto. Fate però, datemi un po', mi trovo qualcosa di utile per la mia povera squadrettina. Qualche difensore esterno più fortino, centrocampista più... La stessa cosa. Pure un attaccante, meglio di... Vabbè, meglio di Moon, per adesso mi posso andare, però... Però... Vediamo. Argentino 80, 81 Banega, non è campionato inglese, però nel pacchetto chi c'è? Spagnolo, spagnolo, francese, francese, che palle, datemi qualcosa. 2 oggetto, uno raro. Vabbè, la cagata mi è dato. Francese, cioè, beh, CD, Sevilla, fa fanna. Questo è buono, e questo lo mettiamo a vendere, non lo posso vendere, quindi scattiamo. Che minchiata che non puoi vendere quelle che trovi qua. Ma qua che si sono i pacchettini? Sa quanto costo? Se se domani, ecco perché uno può spendere 7.000 euro su sto gioco. 7.000 per questo qua, 7.500. Tarocchi, ma che cazzo? San Patrizio. Personalizzate, me la godo. Ah, hanno fatto quelle cose su me la godo. Mascotte di club. Ma sto vedendo roba proprio, qua non c'entra un cazzo con film. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti, che è meglio. Allora, classifica, qua dobbiamo vincerne 4. Ce la faremo? Vediamo. Vediamo con questa piccola squadrina. Quelle 85 fetti, poi dopo possiamo provare i 20. E dopo facciamo la sostituzione, va? L'avrà letto? Proviamo l'abilitaria, va, loro che hanno. Ma no, no, vediamo. La prima volta che mettiamo la maglietta dell'Italia, vediamo se potete bene o potete male. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Un saluto da Piero Gipardo con me come d'abitudine, Lelia Dani per il commento spagnola, ho visto frutta sulle division line. Che squadra, entrambe le squadre hanno qualità, che cosa squadra. Che è sempre garanzia di spettacolo, staremo a vedere. L'obiettivo è chiaro, aggiungere un'altra vittoria alla loro collezione per mantenere viva una serie che comincia a farsi importante. Ma che c'è? Padroni di casa che iniziano il match con questi 11. Ter Stegen tra i pali, in difesa Luke Shaw con Eder Militao,
Roberto Iressi insieme a Perisic nel ruolo di ala. Di punta schierano Iago Aspas accanto a Richarlison. Inga, questo è fatto. Attenzione a Perisic. Occasione per Richarlison. Ottimo. Questo è fatto. Questo mi farà sudare. Coutinho. Sempre difficile fare previsioni su chi sarà il giocatore più decisivo. Uno dei nomi su cui puntare può essere proprio lui. Ci spera ovviamente l'allenatore. La sua abilità palla al piede. Questo mi farà sudare. Ma quanta qualità. Gli consente non solo di dribblare, ma addirittura anche di essere l'uomo dell'ultimo passaggio. Arbitro che torna sull'episodio precedente e ammonisce l'autore del fallo. Ottima applicazione del regolamento. Aveva concesso il vantaggio, ma la prima occasione utile ha tirato fuori il cartellino. Si fanno vedere i compagni. Richarlison. Ah, calcio d'angolo. E il calcio d'angolo. Non è divisione, bella tosta, ragazzi. Occhio al corner. Hanno i soldi. Colpo di testa apprezzabile nelle intenzioni, meno della riuscita. Sto giocando come adesso, che ne so, Catania Cessi. Kulusevski. Chiamato in causa Coutinho. Occhio all'imbucata. Ter Stegen dice di no. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Ah, peccato prima. Ecco Kulusevski. Vai, vai, vai. Attenzione perché questa può essere. Accappa, vaffangolo. Palla in rete 1-0. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Può avanzare. Vai a fangulo, lo so il trucchetto di qua, strunzo. Gundogan. Faccio anche io il tuo trucchetto? Vai, faccio anche io il tuo trucchetto, dai. Figlio mio. Iago Aspas. Gestiscono male questo possesso. Vabbè, trucchetto delle tuffi, sabe. Si ripartirà con un calcio di punizione. Vabbè. Sudiamocela un po'. Vabbè, adesso sto vincendo io. Ruben Neves. Gundogan. Buon movimento di squadra. Può metterla da lì. Ecco il gol. Vai, Daniel, vuoi la pausa? Cappa sta pausa. Minchia. Cappa sta pausa. Avanti. Io gioco così. Scassata la miglia. A schippa. Eccola. Ok, mi ha fatto schippare. Attacca bro. Andiamo avanti. Questa live dovevi chiamarla Football Champion. Quanti ne farò quittare? Dovevi chiamare questa serie. Tipo, se devo fare una serie pure su YouTube. Quando ne farò quittare?
Professore ha abbandonato la partita, così subito. Ok. Na 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 na. Quanti ne facciamo skippare? Però la squadra fortissima, ragazzi. Fortissima, compro la mia. Che è una cagata. Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani che curerà il commento tecnico. Di scena oggi le Division Rivals. Ma l'ho visto un giocatore che ha di regalare emozioni fino alla fine. Ah, non questo è Tiago. Inizi. Ma quando inizia sta partita? Roberto Firmino. Milinkovic-Savic. A posto. Ramsdale dice di no. Uso lo squadrone pure questo. Ecco la formazione della squadra di casa. Rulli tra i pali. Difesa composta da Stones in coppia con Nacho Fernandez. Thiago Alcantara insieme a Milinkovic-Savic in mediana. E davanti Bobby Firmino, unica punta. Ok, capito. Vabbè. Possesso recuperato. Firmino, i tifosi aspettano il tiro e spinge Firmino il portiere. Occhio al cross di Thiago Alcantara. Portiere raccoglie il pallone senza problemi. Thiago Alcantara. A campo lungo la corsia. Darwin Núñez. Intervento pulito sulla... Ma tanto pulito non mi passa, però vabbè. Recupera una palla. Prosegue nella sua avanzata. Ecco Kulusevski. Buono qui il giro palla. Azione che viene fermata, nuovo possesso per i rivali. A capo. Minchia. Il primo gol del match. Rete che cambia l'inerzia della partita. E ora ne cercheranno di fare un altro o fanno difese contropiede. Efficace qui il pressing, come possiamo vedere dalle immagini, perché il lavoro corretto è quello di tutta la squadra nel recuperare palla e trovare il varco giusto per battere il portiere. Coutinho! Conclusione senza angolo, il portiere rimane fermo e recupera il pallone. Ziyech. Firmino tutto solo si allunga. Scusate, sto messaggiando con una ragazza, quindi... facciamo giocare l'avversario, no? Ci è arrivato bene. Brutto passaggio, recupero facile. Facciamo credere che è fortissimo. Lorenzo Insigne. Vince uno contro uno. Entra coi tempi giusti sulla palla. Kulusevski. Sceglie la soluzione interna. Prova a calciare.
Bravo qui Rulli che si distende. La tocca corta. Gundogan. Occhio al traversone per Thiago Silva. Attenzione! Si oppone al tiro. Occhio al tiro. Che Rulli, tiro di merda. Thiago Alcantara. L'appoggio su Ziyech. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. Sarà fallo laterale. Ziyech. Occhio a Firmino. Si immola su questo tiro. Adesso vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la colina in bocca. Madonna che parata! Grande parata! Mi sta tirando da tutti i parti sto figlio di botta. Thiago Alcantara. Intervento così, così, attenzione. Ziyech. Sono dati a un passo dal pareggio, pallone che non è uscito. Tira tutto come vuoi, tira. Non era così scontato, centrare la porta da quella distanza. Thiago Silva. Chiamato in causa Coutinho. Azione che prosegue, si affacciano da tre quarti avversari. A metri per andare. E la messa. Troppo facile. Sarà più due grazie a questa rete. Troppo facile. Che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Gundogan. Gundogan non può sbagliare da lì. Tripletta. E c'è la rete e sono tre per lui. Tripletta di Moon. Conclusione da sotto misura che non ha lasciato scampo al portiere. Lo possiamo vedere meglio da questo replay. Un dominio fin qui assoluto in questo match e siamo ancora nella prima parte di gara. Efficace qui Thiago Silva. Sto giocando a Porta Romana qua. Pressing che ha dato i suoi frutti, nuovo possesso palla. Sono sprecato con questa squadra, completami una squadra. Fugge al proprio rivale. Occasione! Respinge il portiere, il pallone resta lì. Riconquista un pallone importante in attacco. Pallo! Rosso! Attenzione, può arrivare il rosso. Rosso! Gli scudi nell'occasione precedente. Sto ancora cercando di capire come ha fatto ad arrivare su quella conclusione. Yeah. C'è il tiro, nessun problema qui per il portiere che blocca. È andato sicuro, non poteva lasciarselo sfuggire. Ora io con un giocatore in più cade, posso fare la goleata, dai, però così non è bello adesso. È facile. Ora skip. Vabbè. È una serata che facciamo così. Skippate tutti. E skippate tutti. Mi danno squadrone, eh? Io posso dirmi che la mia a confronto è una squadretta. È una squadretta di cacca. Ecco, ora dobbiamo pure... Meno male che ne ho un po'. Pure l'allenatore qua. Poi chi cazzo è questo allenatore?
Vediamo se me lo vuole dire. E sta dicendo, amici, vabbè, lo facciamo sempre Italia, va? Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Un saluto da Piero Gimardo e ovviamente da Daniela Dani. L'inglese pure lui, a posto. Al posto della divisione successiva. Mi aspetto un match dagli altissimi contenuti tecnici e agonistici. La pressione inizia a farsi sentire, Pier. Sanno che vincere oggi li porterebbe alla promozione e ce la metteranno tutta per centrare l'obiettivo. Ospiti che si affidano a questo 11 di partenza. Il portiere è Ariola. In difesa c'è Varane con Kimpembe. In avanti con quel peso dell'attacco sulle spalle di Holland. E vabbè, sì, attaccavo, chiedo con i rigori, ma finiamola. La concessione del calcio di rigore senza cartellino, però se l'accordo bene. Al suo posto avrei fatto lo stesso, il calcio di rigore mi sembra un provvedimento più che sufficiente. Vabbè, tira, vai, testa di minchia, tu, portiere. Possono sbloccarla dal dischetto. Colpisce la traversa, non è finita. Benissimo Thiago Silva, al posto giusto. Coutinho, bravo il difensore che ferma tutto. Però se mangiate il rigore, rigore manciato, ora ti subisci il gol. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia, può essere il pallone giusto, gli strappa il pallone dai piedi senza commettere fallo. Guadagnano dunque un corner, deve liberarsi subito del pallone. Vabbè, l'altro giocatore non mi viene. Qui e perde il pallone. Rashford. Alzano il pressing. Azione che si fa interessante. Possono andare in vantaggio qui. Grande intervento che sventa un'occasione pericolosa. Qui c'è. Aspetta che ho beccato uno che sa giocare. Se, bucca, sa, se mangiate il rigore però sto scemo. Buona riflessione qui. E possono ripartire. Uno che sa giocare. Sì, perché fino adesso l'ho giocato, ho fatto 1-4-0 e ha skippato. Oh, minchia. Passo game. È andato via. Non lo so, sono solo soletto. Sei solo soletto. Gli ruba il pallone con questo intervento. Oh, quante partite hai fatto già? Sono salito già di classifica là, come, cerca la profondità qui. Coutinho, affarmento del portiere. Aspetta, le posso sul tavolo, non so niente che è. Pam 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 lituli pam pam pam. Azione che sembrava potesse sa giocare, però si vede, guarda come tira, sembra di velocità però. Io so pure giocare. Può lanciarsi sulla fascia. Se mangiate il rigore, quindi. Ecco Coutinho. Ah, minchia che sfiga. E ora capisco un gol. Bastardo! Recupera senza difficoltà. Potevi passare a quell'altro. Ho cliccato, non ho passato un cazzo sto cretino. Ha tolto letteralmente la palla dalla porta. Ho capito che potevi dentro sui suoi piatti. Occhio a Marziano. Quale motivo devi mettere i bicchieri dietro i piatti? Sì. Bicchiere dentro il piatto. Come si può mettere un bicchiere dentro un piatto? È tutto solo. Grande parata, grande riflesso, super sopra il piatto.
Sembra arrabbiata, è proprio di lentini, E eh. basta Bah. questa cosa di lentini. Siete sempre incazzati così, Gigante. Madonna. Guadagna Mendy, palla al Sempre, piede. eternamente incazzati. De Allora. Bruyne, intervento con i tempi giusti ai per giocatori completare della il passaggio che Madonna. dovrebbe farla. Ma mi dispiace Ciccio, ma pure tu finire come gli altri che schippi. Vai, vai, vai Coutinho. E niente, mi ha fatto il passaggio di merda Coutinho. Ecco Coutinho. Occhio a De Bruyne. Può essere l'occasione per condurre. Suga, scemo, no! Ramsdale si salva da campione. Madonna, che Il portiere! successo sorprende qui il Che portiere. portiere! Le para tutte, le para tutte! Guarda, guarda, Grande uno contro uno. A metri guarda, 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 guarda. dalla Rosso. posizione. Ha Rosso. scelto le maniere forti. Rosso. Ora gli Attenzione, devi dare qualità di rosso a sto costruzione. figlio di puttana, ecco. Prova a darne in porta, tentativo Rosso, disperato. È bravissimo. arrivato il rosso. Chiara occasione da rete, corretta l'interpretazione dell'arbitro. Non poteva fare diversamente. Punizione letta bene dal portiere, ha visto partire il tiro. Provano a salire. Occhio al cross per Haaland. L'arbitro concede il vantaggio. Punta la porta. Devia la conclusione. Tutti Ma le insieme. palle tutte me le pare, Haaland ma salva porca tutto. puttana! Conclusione da dimenticare. Palla abbondantemente sul fondo. E io devo rispondere a questo, Renato dai, Sanchez. vaffanculo, fammi fare il gol! Metti pausa e rispondi, che Non cazzo. posso mettere pausa, ti ricordo siamo C'è campo online. per lui. È online id la Avanti, pausa. vaffanculo. E cambia tutto, al momento sarebbero promossi. I tifosi non stanno più nella pelle, Pier. Non vedono l'ora che arrivi la fine per festeggiare insieme alla loro squadra. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Si ripartirà con un fallo laterale. Può contare sull'aiuto dei compagni. Taglia sul centro. Oh, senza joystick, Suga! Questa conclusione. Pelé! Ma pure Pelé, sta merda! Più che salvarsi, eh? Senza problemi l'intervento del Pensa a portiere te. sul campo avversario. Hai capito, Davide? Non avevo il joystick, l'ha parata in gioco. Occhio al tentativo in campo aperto. Arrivo, Siamo vai. nel territorio del possesso, sfuma il contropiede. Mando la tua combo in game. Un minuto indicato dal tabellone del quarto uomo. Haaland deve sfruttare questa occasione se vuole il pari. E Calcio di vabbè, rigore, faccio attenzione, rigore, potrebbero trovare il vabbè. pari. Avevano fatto tutto bene a fare la passa, ma attenzione da ribaltare completamente lo scenario. Rosso più rigore. Oltre a rischiare il gol del Vabbè, pari, dovranno rosso più anche rivedere il rigore. loro assetto in campo per far fronte all'uomo in meno. Hanno la chance di trovare il pari dagli 11 metri. C'è il gol, freddissimo dagli Devo 11 cambiare metri. la formazione. Che palle. Il rosso fu dietro non va bene. Quindi togliamo Coutinho. E mettiamo lui. Muniz è stanco. Poi che cazzo abbiamo? Vabbè, a questo punto facciamo cambio esattamente, no? Ci viene riproposto il gol che riapre la partita e riporta il risultato in perfetta parità quando manca davvero poco l'intervallo, Pier. Vedremo se e come cambierà l'inerzia del match nel secondo tempo. Arbitro che va.
comincia la seconda frazione di gara. Holland si avventa sul pallone e ferma tutto. A metri per andare. Attenzione, occasione importante. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Il tecnico fin qui può essere soddisfatto della prestazione della sua squadra, decisamente meno del risultato però. Troppe occasioni non sfruttate, lo dicono anche i numeri. Attenzione, possono far gol qui, eh? Areola, che parata! Capisce tutto, pericolo. Conclusione respinta, non è finita. Nulla di particolarmente rilevante. Vantaggio solo sfiorato, perché decisivo il portiere, che ha salvato porta e risultato con un intervento prodigioso. Mi sto distraendo. Palla con una serie prolungata di scambi. Possesso recuperato in area, ha scelto bene il tempo. Possibilità di contravere, attenzione. Occhio all'imbucata. Raccoglie il suggerimento del compagno. Non ha avuto l'istinto. Rigore, vabbè. Palla tra le braccia del portiere. Ottimo il tackle qui. Marziale. Holland. C'è spazio per lui. E c'è il gol. Palla in rete. Il punteggio adesso è di 2-1. Martial interviene prima che sia troppo tardi. C'è campo per lui. Pericolo. Suga, scemo. È arrivato il gol del pari. Hanno reagito allo svantaggio da grande squadra. Ora devono completare l'opera e cercare il successo per ottenere la promozione. Le due squadre sono di nuovo in parità. Davvero una partita che regala emozioni. Ottima lettura difensiva. Vai, vai. Situazione che resta di pericolo. Suga. Suga. Suga, merda. Suga. Vedono l'ora che arrivi la fine per festeggiare insieme alla loro squadra. 3-2, partita molto spettacolare. La strada è libera, può andare. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Si fanno vedere i compagni. Può riportarla in parità. Holland. Il portiere si fa trovare pronto sul filo avversario. Intercettato il lancio di Gundogan. Salta il difensore. Sbaglia la conclusione a tu per tu col portiere, pallone che termina sul fondo. Bisogna sempre cercare l'equilibrio fra potenza e precisione, Pier. Di sicuro gli rimarrà in testa per la prossima volta. Intercetta il passaggio e recupera il pallone. Proseguono nella loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Rashford cerca di bucarla per il compagno. Bravo il portiere, aspetta il pericolo. Vabbè. Con un uomo in meno gli sto facendo il culo. Vedi la forza, la potenza. Oh, l'ho fortunato con Coutinho, mi dispiace. Scatta la munizione. Vediamo come sfruttano il contropiede. Tutti i kill Coutinho, davvero male. Insiste nella frazione. Occasione 3-2. Una semplice rimessa dal fondo. È un uomo in meno perché mi ha fatto il gol del rigore. Due rigori si ha dato sto gioco di merda. Sì. Ottimo tempo. A me invece non me lo dà.
tutto ciò che mi fa un fallaccio. Hanno il pallone che può valere la parità. Che cazzo voleva fare sto Tefi? Ci ha provato lo stesso, è stato quasi per sorprendere il portiere. La pressione su Gundogan. Madonna, un mosso il Gundogan. Occhio al movimento dei compagni. Con questa palla punta la porta. Rigore. Minchia. Mi sono fatto fare il rigore. Suca merda. Porca puttana, tutti i rigori a te. Uno a me o uno. Hanno la possibilità di mettere la parola fine su questa gara. Ed è gol. E lo segna il capitano Gundogan. Gol di merda fatto, però sì. Vabbè, che cazzo è quello. Si riparte sul conteggio di 4-2. 4-2, lui ha Haaland, pezzo di merda. Uno squadrone, stupido. Brutto errore qui, ha regalato il pallone degli avversari, forte. Trascinandolo oltre la. È forte allora, Ma io sono più forte. Arriva qua, il quinto gol. È quinto gol! È quinto gol! Pensano ne acqua. No, no, è offside. Ma offside. Ha fatto il quinto gol. Però non sta skippando, questo mi piace. Quando non skippano sono coraggiosi. Lo scemi. No, è giusto. Tu puoi venire. La partita di calcio che se perdo che fai? Il giocatore non entra in campo. Per caso. Dai. Giusto, è giusto. Cazzo di sua stem. Però boh. Ma come? Sembra strano, sono forti, c'hanno dei giocatori della Madonna. Che? Madonna, che si è mangiato. Ha skippato all'87esimo. Ha skippato. Beh, ha ucciso Joe Goldberg. Il professor Jonathan Moore è rimasto in città a curare il suo cuore infranto e a godersi una tranquilla vacanza. Magari anche penso che fosse stato tranquillo. Tu hai salvato la vita, Kate. Doverrai farlo stasera. Sfortunatamente in ogni grande città del mondo esistono dei ricchi coglioni che vivono senza conseguenze. Dammela! Ma chissà perché quelle conseguenze ricadono sempre sui più deboli. Esiste per il cuore! E non farsi coinvolgere è incredibilmente complicato. Loro ballano mentre il mondo brucia. Mi sarei dovuto impegnare di più, se. Ops. Marco, aspetta, sono stato io. Ma mi sono ritrovato in un girone infernale anche peggiore di quanto pensassi. Quando l'ho lasciato sul tuo tavolo pensavo che avresti pagato per me. Non sono stato io. Eremo un romanzo giallo. Lo chiamano il killer mangiaricchi. E non ho risolto abbastanza in fretta. E in mezzo a tutto questo, una persona che valeva la pena salvare. Ho fatto del mio meglio per trovare l'assassino. Ma non ci sono ancora perché sei innamorato di lui. Sei stato tu. Credevo di averlo beccato. E starai chiedendo tu per sé. Davide, non voglio sentire la lascia. Metto muto. No, ora si sta qua, là, tanto. Faccio l'ultima. No, sono salito. Metto muto, sono metto salito. Con l'ottava divisione. No, quale muto? Ora stacco, faccio il ride. Che mi conti? Quando ho fatto quello che dovevo fare, il mio compito è stato compiuto. Attimo. A chi faccio il ride? E io, non c'è nessuno. Allora, facciamo assurdo. Ma il tempo ti fermerò. Sono cresciuto nei sobborghi di Rochelle. Ho visto più e più volte come non tutti ottengano le stesse opportunità. Ma se diventerò sindaco, voglio fare di più. Allora fa a domani pomeriggio, forse. Poi